Benvenuti, ben ritrovati. Apriamo il nostro TG Sud come di consueto con la notizia del giorno che ci porta ad analizzare attraverso questa testimonianza dell'onorevole Dario Safina del Partito Democratico il problema dei trasporti nelle Egadi. Il parlamentare regionale chiede un immediato tavolo di confronto con la regione siciliana per superare, tra gli altri, ma soprattutto il problema delle tariffe nei collegamenti con le isole. Vediamo. L'onorevole Dario Safina è chiaro. Il Governo regionale non può ancora glissare sulla problematica legata ai trasporti da e per le Isole Minori Siciliane. Come noto, infatti, dal 1 gennaio 2023 è entrato in vigore il piano dei nuovi orari per i mezzi di trasporto veloci da e per le Isole Egadi davvero insostenibile per gli abitanti dell'Egadi che durante il periodo invernale si ritrovano a dover affrontare delle spese maggiori per sopperire alla già difficile situazione di insularità alla quale sono costretti. Raggiungere la terraferma per chi vive nell'Arcipelago e Guseo non è certamente un piacere ma un obbligo considerato che a Trapani o Marsala sono costretti a ricorrere per cure sanitarie soprattutto o questioni burocratiche di approvvigionamento a nulla sinora, sottolinea Safina, sono valse le proteste della popolazione residente laddove, esprimendo il totale disappunto sull'assetto logistico dei trasporti marittimi entrati in vigore, chiedono la rimodulazione degli orari della totalità dei trasporti marittimi regionali e statali, oltre al ripristino dei benefici sul prezzo dei biglietti per le categorie già note, con un adeguato sistema di abbonamento con scadenza annuale. Safina sottolinea inoltre che c'è un'altra categoria di pendolari fortemente penalizzata da questa situazione, e si riferisce ai lavoratori i quali per raggiungere il loro posto di lavoro a Legadi si trovano a sostenere spese ulteriori per circa 300 euro al mese, costi che va da sé vengono poi spalmati sul costo finale dei lavori eseguiti con un ulteriore aggravio economico del committente. Safina precisa infine che la regione ha avuto riconosciuto dallo Stato il problema dell'insularità, ma al contempo il parlamentare regionale si chiede quando la regione siciliana riconoscerà a sua volta il problema dell'insularità nell'insularità per le isole minori. Ecco perché è necessario, secondo il deputato regionale del PD, fissare un ulteriore incontro tra amministrazioni locali, autorità regionali e statali al fine di chiarire in maniera definitiva il significato del concetto di continuità territoriale, anche alla luce della totale incertezza sui costi dei nuovi abbonamenti per i lavoratori pendolari e alla mancata operatività della proposta lanciata dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani il 25 novembre scorso di equiparare il biglietto tariffa residenti ai lavoratori, insegnanti, sanitari, forze dell'ordine. Nativi, proprietari di casa. Questa era la notizia del giorno, tutte le altre notizie tra poco nella prima edizione del Tg Sud. I titoli di oggi Procedure e Tempi certi per gli indennizi. La deputata regionale Ciminnisi interviene nuovamente per i danni causati dalle alluvioni nel Trabanese. Salemi va sulla BBC. Il progetto di riqualificazione urbana delle case a 1 euro approda in Gran Bretagna in un programma TV, otto puntate dedicate alla ristrutturazione di un'antica abitazione. Ed ancora il giardino ritrovato, un intervento in sinergia tra l'associazione Azione X e l'Inner Wheel riporta nuovi fasti l'area verde dell'istituto Serraino Vulpit. Scala il sipario sul Festival della Musica Antica. Il festival internazionale si è concluso, ha portato ad Erice 16 giorni di spettacoli, incontri ed anche di masterclass. Poi lo sport, il titolo è doppia seduta. Il Trapani Calcio torna ai normali carichi di allenamento in vista dell'incontro di domenica contro la Mariglianese. Infine, l'approfondimento lo dedichiamo ai saldi e tempo di saldi anche dalle nostre parti. L'approfondimento è appunto dedicato all'avvio della stagione degli sconti in Sicilia e abbiamo fatto un giro per la città capoluogo. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Cristina Ciminnisi, interviene nuovamente per i danni delle alluvioni nel Trabanese e chiede tempi certi per gli indennizi e procedure ovviamente snelle. Bene la riprogrammazione dei fondi da destinare come indennizzo per le aziende private che hanno subito i danni delle alluvioni che hanno colpito il Trapanese, ma la Regione passi dalle parole ai fatti. Esordisce così in un comunicato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Cimminisi a proposito delle notizie di stampa diramate dal governo Schifani sui 15 milioni di indennizzo per i cittadini e imprese colpite dalle alluvioni nelle aree di Trapani, Messina e Siracusa. La deputata, intervenendo sull'iter per i ristori e che ha avuto danni dalle alluvioni di ottobre-novembre nel Trapanese e che da settimane incalsa il governo con gli interventi ed interrogazioni, ha chiesto di accelerare i tempi per risarcire i cittadini. Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di individuare le somme all'interno del bilancio regionale, ma la giunta Schifani ha preferito puntare su una riprogrammazione dei fondi FSC deliberata lo scorso 29 dicembre. La Ciminisi si è quindi augurata che questi 15 milioni non restino meri propositi per l'anno nuovo, ingarbugliati nella burocrazia così come è successo innumerevoli volte nel passato delle riprogrammazioni europee. Da qui la richiesta che l'accesso ai fondi non sia l'ennesima follia burocratica che di fatto arrende la misura improduttiva di effetti concreti, assicurando il massimo impegno per vigilare fino a quando i soldi non saranno concretamente nelle tasche dei cittadini danneggiati. Andiamo a Birgi, boom di passeggeri all'aeroporto Vincenzo Florio, il 2022 si chiude con un incremento per fortuna rispetto all'anno precedente. Ad un passo dal milione di passeggeri l'aeroporto di Birgi che chiude il 2022 con un più 108% rispetto all'anno precedente. A rovinare, se così si può dire, la festa di fine anno dello scalo è stato il mancato avvio dei previsti collegamenti da e per Napoli di Ryanair e alcuni direttamente subiti per nebbia, diversamente Aerijus, società di gestione del Vincenzo Florio, avrebbe potuto chiudere l'anno sfondando il tetto dei 900.000 passeggeri, avvicinandosi così all'agognato obiettivo del ritorno al milione invece degli 890.000 circa ufficialmente transitati dallo scalo nel 2022. Un risultato più che positivo, che segue un trend sempre crescente con il solo arresto dell'anno sorribilis del Covid. La stima dei passeggeri transitati dallo Scalo al 31 dicembre è di 890.000 circa. Registra a confronto dell'anno 2021 un più 108% di passeggeri, addirittura un 380% in più rispetto all'anno 2020, in cui lo Scalo fu chiuso a causa della pandemia e un più 117% rispetto al 2019, anno di riferimento nel settore aeroportuale. Tradotti in numeri, la crescita del Vincenzo Florio può essere letta così: 480.524 passeggeri nel 2018, 411.000 nel 2019, 185.581 nel 2020. 427.893 nel 2021 e 891.506 nel 2022, di cui 45.000 nell'ultimo mese dell'anno. Un anno altalenante dai 27.753 passeggeri di gennaio 2022. A ben 122.222 di agosto con importanti segnali di crescita e di buon auspicio che il prossimo anno si possano raggiungere più grandi obiettivi, ha commentato il presidente di Ariges Salvatore Ombra, che aggiunge, abbiamo già programmato, la stagione 2023 che porterà a 1.200.000 il numero dei passeggeri. Dal 2017 inoltre Trapani non aveva un parterre di rotte così vasto, con ben 15 destinazioni internazionali. Operate da Ryanair nella Summer 2022, operative anche nella prossima Summer 2023. Le destinazioni nazionali prevedono al momento collegamenti da e per Bergamo, Bologna, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Brindisi, Parma, Firenze, Napoli, Forlì e Pantelleria. Andiamo a Salemi con questa iniziativa delle case a un euro che approda sulla tv inglese. A partire da venerdì, il giorno della Befana, e per otto puntate la BBC One, in prima serata, racconterà le fasi di ristrutturazione di una delle abitazioni cedute dal comune. Vediamo i particolari. Amanda and Alan's Italian Job racconterà Salemi e l'iniziativa case a un euro messe in campo dall'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Venuti per rilanciare il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia. Il programma non è nuovo. Un format molto simile è stato realizzato per una iniziativa analoga un paio di anni fa a Sambuca di Sicilia, altro comune che contende proprio a Salemi fama internazionale. Una sana competizione tra formule di rigenerazione urbana che fa crescere l'interesse internazionale verso la Sicilia occidentale. Per il sindaco di Salemi, domenico venuti, il programma della BBC One rappresenta una vetrina importantissima, un'apertura al mercato turistico internazionale ed insieme un'altra tappa del percorso di promozione del territorio che l'amministrazione ha avviato da tempo. L'iniziativa Case a un Euro è anche l'occasione per attirare l'attenzione degli investitori del mercato immobiliare che vedono la potenzialità di Salemi. Protagonisti della docuserie, l'attrice Amanda Holden e il conduttore Alan Kerr. Le riprese, iniziate dopo la stipula dell'accordo tra la produzione inglese che ha acquistato l'immobile e l'amministrazione comunale nell'aprile del 2022, sono andate avanti per tutta l'estate scorsa e ora che la ristrutturazione è stata completata, sulla TV d'Oltremanica ci sarà spazio anche per il racconto di Salemi, della sua storia e delle sue realtà imprenditoriali, oltre che per l'iniziativa Case a un Euro. Rinnovata infine anche la veste grafica del sito del comune dedicato all'iniziativa, oneurohome.it, realizzato anche in inglese e in spagnolo, attraverso il quale è possibile conoscere la città e le sue tradizioni, oltre che gli immobili in vendita. Ci fermiamo, tutte le altre notizie tra poco nel prossimo blocco di informazione. Adesso parleremo di questo giardino ritrovato, un intervento in sinergia tra l'associazione Azione X e l'Inner Wheel, parliamo del Sereno vulpita, ma, ma anche parleremo del Sipario che è calato sul Festival della Musica Antica, infine lo sport con la doppia seduta di allenamento per il Calcio in vista dell'incontro di domenica contro la Mariglianese. Ma prima una notizia di cronaca avvenuta, il fatto è avvenuto per niente meno di un'ora e mezza mezza fa a Trapani eh, in via Madonna di Fatima eh, mette a segno una rapina in un supermercato ma è stato bloccato e arrestato da un poliziotto che era libero dal servizio e che si trovava proprio nel supermercato. Oggi intorno alle 12.30 eh, ad essere preso di mira è stato il supermercato Sisa eh, di via Madonna di Fatima, ad agire un giovane che una volta entrato nel locale si è diretto verso le casse impossessandosi di uno dei registratori di cassa. Il trambusto ha attirato l'attenzione della gente di polizia che era nel locale proprio per fare la spesa che si è lanciato all'inseguimento del rapinatore, come del resto avevano fatto anche alcuni coraggiosi dipendenti. Il malvivente, è vistosi inseguito, ha deciso di disfarsi del registratore, ha continuato a scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dal poliziotto. In una delle strade limitrofe. Complimenti al poliziotto e anche ai coraggiosi dipendenti. La rinascita del giardino botanico dell'Istituto Sereno Vulpitta è tra gli obiettivi di un progetto dell'Associazione di volontariato Azione X con la collaborazione dell'Inner Will. Vediamo. Una iniziativa in divenire vede l'attenzione sull'ex IPAB Serreino vulpitta di Trapani, grazie alla disponibilità del Commissario Salvatore Cicero, alla collaborazione dell'Associazione di Volontariato Azione X, di cui è Presidente l'autoressa Rosaria Bonfiglio, e al contributo dell'Innerguill, sezione trapanese, rappresentata dalla Presidente Mariella Campo. Un'attività in sinergia che prevede il recupero e la riqualificazione degli spazi esterni dell'area verde, con l'impegno dei volontari dell'associazione di azione x, tra cui i giovani assegnati dal Tribunale dei minori di Palermo per affrontare un percorso di messa alla prova. Il sereno Vulpitta rappresenta un pezzo di storia della città di Trapani e l'obiettivo del progetto, la rinascita del giardino botanico, sarà certamente quello di risvegliare e rafforzare l'identità collettiva tramite il patrimonio storico-culturale e al contempo contribuire al recupero dei giovani coinvolti nella giustizia riparativa, creando uno spazio di educazione morale ed estetica, uno spazio di presa di coscienza per ciascuno di quello che è stato e di quello che potrà nuovamente essere, come una rinascita nascita. Per il Natale è stato realizzato un presepe da giovani volontari guidati dalla creatività di Nene Firenze augurando una pace libera da confini, pregiudizio, espressione ideologica e linguaggio artistico. Presenti anche Alberto Scuderi, Salvatore Grammatico, Anna Maria Virzi, storici dipendenti in pensione dell'ex IPAB e la dottoressa Patrizia Barbera da anni impegnata in questo progetto presso il Sereno Urpitta. Il progetto proseguirà fino a completo recupero del giardino e a una sua potenziale fruizione. Villino Nasi, un luogo, un edificio molto caro ai trapanesi, finalmente si rifà il look via alla gara d'appalto per il restauro. Via alla gara d'appalto per i lavori di restauro del Villino Nasi, uno dei simboli di Trapani, è stato infatti approvato dal libero consorzio comunale il progetto esecutivo per un importo complessivo di 390.000 euro. La selezione degli operatori che dovranno eseguire gli interventi avverrà attraverso la piattaforma Mepa, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, con procedura negoziata e senza la pubblicazione di bando. Il progetto è stato predisposto dall'Ufficio tecnico edilizia, gestione beni immobili patrimoniali dell'ex provincia. Responsabile l'architetto Massimo Gandolfo mentre il geometra Giovanna Bertolino è la progettista, nonché direttrice dei lavori. La villa è stata donata negli anni 60 dagli eredi di Nunzio Nasi all'allora provincia regionale di Trapani una volta ultimati i lavori l'immobile sarà fruibile alla collettività rivestito in bugnato rustico a protezione delle intemperie il villino sorge in via Catullo Lutazio tra Torre di Ligni e il Castello della Colombaia, in una delle zone più suggestive di Trapani. Il Villino Nasi venne inaugurato nel 1898. Si è chiuso a Erice il Festival Internazionale della Musica Antica, 16 giorni di spettacoli, incontri, ma anche di masterclass. 18 appuntamenti tra concerti, momenti di poesia e masterclass di danza, tutti dedicati alla musica rinascimentale e barocca, come dire una sorta di spaccato degli usi e dei costumi di quell'epoca e per scena Erice. Insomma, tutto filologicamente pressoché perfetto. Inserito nel programma di Erice Natale 2022, il Festival Internazionale della Musica Antica è stato per il Borgo un'offerta particolare molto elegante e raffinata, oltre che in qualche modo istruttiva. E ora, quel che ci resta negli occhi sono le dolci melodie delle canzoni d'amore portate in scena da Teresia Bote o i versi della prima poetessa donna che scrisse in volgare, declamati da Lidia Miceli. E che dire poi degli strumenti antichi che abbiamo avuto la possibilità di conoscere e ascoltare? Oltre al forme, a volte bizzarre, quello che più ci ha colpito è il suono di questi pezzi di artigianato antico e pregiato, un suono che spesso è molto diverso da quelli a cui oggi siamo abituati, ma tra gli appuntamenti che ci hanno maggiormente divertito certamente le masterclass delle danze che all'epoca animavano le corti di tutta Europa. Quelle sequenze di passi e movimenti molto affascinanti che riconosciamo come appartenenti alla nostra cultura. Un cenno particolare va fatto poi alle cene medievali a cura dell'Istituto Florio di Erice sono state un vero godimento per il Palato e non solo. Anche in questo caso, infatti, quegli intrecci gastronomici sono la base degli usi alimentari che oggi ci nutrono e connotano il nostro desco. Insomma, si è trattato di una manifestazione nuova in questa forma che ha riscosso un buon successo di pubblico, nonostante Elice, come ovvio, in questo periodo sia fredda e molto spesso coperta dalla nebbia, cosa che ne rendono complicata la fruibilità. Ma per fortuna, la passione per l'arte in tutte le sue forme ha convinto tanto pubblico ad esserci nonostante tutto. Come abbiamo già avuto modo di dire, il festival vive già di un finanziamento. Triennale, per cui la sua messa in scena è garantita per i prossimi anni. Certamente assisteremo a degli aggiustamenti, fatto questo più che normale per un format appena nato, ma siamo fiduciosi circa lo sviluppo e la crescita che la Kermesse potrà avere nei prossimi anni. Ci fermiamo adesso, tra poco, però ci saranno i servizi sportivi. Si ritorna al calcio giocato dopo le festività, il Trapani è tornato al lavoro ieri in vista dell'impegno di domenica contro la Mariglianese. Dopo due giorni di riposo concessi dal mister, i ragazzi granata sono tornati ieri ad allenarsi. In preparazione la sfida di domenica 8 gennaio con la Mariglianese che si giocherà in trasferta. Dopo la bella passeggiata sul Monte Cofano della fine dell'anno, ieri la squadra è tornata alla preparazione classica, con lavoro fisico e lavoro con la palla. Anche oggi i ragazzi di Monticciolo sono al lavoro con una doppia seduta. Tra di loro assente Cangemi a causa dell'influenza, invece, si è unito al gruppo il nuovo acquisto Canutè arrivato ieri sera in città. Non sarà invece della partita Marigosu, poiché squalificato. Il fischio d'inizio di Marianese Trapani. Partita valevole per il diciottesimo turno di Serie D alle 14.30. tempo di Saldi in Sicilia da ieri a Via Gli Sconti, abbiamo fatto un giro per la città di Trapani. Pronti, partenza e shopping. Da ieri sono ufficialmente partiti i saldi in tutta l'isola. La Sicilia è la prima regione d'Italia ad iniziare assieme alla Basilicata. La regione ha anticipato di qualche giorno la partenza a livello nazionale, prevista invece per il 5 gennaio. In realtà gli sconti in Sicilia sono partiti sotto banco già dal 27 dicembre, con ribassi dal 30 al 50%. L'avvio anticipato dei saldi farà bene al commercio e ai consumatori, dice l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. Una misura condivisa in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti e che ha lo scopo di dare slancio ai negozianti e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti. Iniziamo quest'anno con gli sconti, perché di solito lo facciamo sempre dopo il giorno 6, quest'anno abbiamo iniziato prima. È molto lenta la situazione, sicuramente però sono, siamo all'inizio e di solito. Dopo circa due o tre settimane si incrementa, quindi tra fine gennaio e primi di febbraio poi cominciamo a, a lavoricchiare. In realtà ormai diciamo che il commerciale è tutto sempre in promozione, quindi è normale che non si aspetta più il primo giorno di, di sconti come 3-4 anni fa. I saldi non stanno andando male, sicuramente abbiamo avuto un bel po' di ingressi e considerato che insomma. Il tempo è anche clemente sotto questo aspetto, direi che non ci possiamo assolutamente lamentare. Non abbiamo avuto riscontri importanti per gli sconti, però oggi stiamo preparando i saldi e quindi ci stiamo approfittando diciamo, a mettere gli sconti diciamo, dovuti. Con, eh, stiamo selezionando tutte le montature con i codici. Signora, la partenza con gli sconti, come va? Malissimo. Quindi come prima battuta, come primo secondo giorno non avete una, avuto una partenza positiva? Un buon inizio, siamo partiti abbastanza bene, insomma, speriamo di proseguire così. Noi cerchiamo di andare incontro al cliente eh, e vedremo se andrà tutto bene. E rispetto all'anno scorso, prevedete, avete delle proiezioni sul fatturato di vendita? Sì, le proiezioni ce le abbiamo e sicuramente sono abbastanza audaci e insomma noi ce la mettiamo sempre tutta e speriamo che quantomeno a livello nazionale ci sia anche un attimino di aiuto sotto tanti aspetti che un po' tutti conosciamo e quindi parliamo delle tasse che ognuno di noi deve pagare e che quindi possono influire sicuramente sugli acquisti delle persone. Speriamo che continuino, cioè, riusciamo anche a mantenerci sugli eh, standard dell'anno scorso anche come numeri di fatturato per quanto riguarda il sole. Le, proponiamo sempre, quest'anno non lo possiamo prevedere bene, però speriamo che sia anche quantomeno ci atteniamo ai, ai risultati dell'anno scorso. Le persone ormai pensano ad altro, ai viaggi, ad andare a mangiare fuori. Ormai noi siamo passati. In secondo piano. Cosa ci aspettiamo? Sicuramente un, un incremento in più di, di persone, di clienti ehm, e superare lo storico del 2021. Speriamo che tutto vada sempre al meglio con, eh, con gli sconti anche quindi che tutto, perché tra l'altro abbiamo anche un sistema nuovo quindi dobbiamo cercare di fare uscire tutto al meglio anche con i codici e, Stiamo lavorando pure per questo perché abbiamo anche un programma nuovo che dobbiamo ottimizzare e sublimare diciamo, al meglio eh, per attenerci diciamo, a, alle meccaniche dell'anno precedente. Pure. Cercheremo in tutti i modi di andare incontro al cliente e vediamo che cosa succederà. Ormai gli sconti si fanno ogni mese dell'anno, ormai non c'è più una volta, ai miei tempi erano a luglio, Agosto, basta, adesso invece per andare avanti si fanno sempre le offerte, gli sconti, quindi anche per questo la gente ormai è così abituata che entrando nei negozi trova le offerte o trova gli sconti, che nel periodo degli sconti giustamente non, non compra. Abbiamo un aggiornamento, giustizia lenta ma inesorabile, un 73enne di Marsala è finito in carcere per reati che aveva commesso nel 2010. Una vicenda paradigmatica della lentezza della giustizia penale italiana, soprattutto per quel che riguarda i reati minori. Un uomo di 73 anni, definitivamente condannato a un anno e otto mesi di reclusione, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Filippo e Giacomo su ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Marsala. L'uomo, infatti, è stato ritenuto responsabile di reati in materia di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione commessi a Marsala nel 2010, ben 12 anni fa. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri all'epoca dei fatti hanno sostenuto la tesi dell'accusa fino all'emissione della sentenza di condanna definitiva. Il 73enne si trova ora nel carcere di Trapani, gli stessi militari della stazione di San Filippo e ancora su ordine dell'autorità giudiziaria hanno arrestato un cinquantenne catanese che si trovava sottoposto alla misura dell'affidamento in prova presso una comunità terapeutica per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo però, secondo i rapporti dei carabinieri accolti dal Tribunale di sorveglianza che ha revocato il beneficio, avrebbe continuamente violato gli obblighi imposti dalla misura. Al termine delle formalità di rito, il cinquantenne è stato accompagnato presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Per chi si fosse messo alla visione del nostro Tg solo adesso vi ripropongo due interventi dei due parlamentari del territorio, in particolare l'onorevole Cristina Ciminnisi che interviene ancora una volta sui danni, i ristori soprattutto per le alluvioni nel Trapanese e poi l'onorevole Dario Safina che invece chiede un tavolo immediato di confronto con la regione siciliana per il problema dei trasporti nelle isole minori. L'onorevole Dario Safin è chiaro il governo regionale non può ancora glissare sulla problematica legata ai trasporti da e per le isole minori siciliane. Come noto infatti dal 1 gennaio 2023 è entrato in vigore il piano dei nuovi orari per i mezzi di trasporto veloci da e per le isole Egadi. Una situazione davvero insostenibile per gli abitanti delle Egadi che durante il periodo invernale si ritrovano a dover affrontare delle spese maggiori per sopperire alla già difficile situazione di insularità alla quale sono costretti. Raggiungere la terraferma per chi vive nell'Arcipelago e guseo non è certamente un piacere ma un obbligo considerato che a Trapani o Marsala sono costretti a Correre per cure sanitarie, soprattutto, o questioni burocratiche di approvvigionamento. A nulla sinora, sottolinea Safina, sono valse le proteste della popolazione residente laddove, esprimendo il totale disappunto sull'assetto logistico dei trasporti marittimi entrati in vigore, chiedono la rimodulazione degli orari della totalità dei trasporti marittimi regionali e statali, oltre al ripristino dei benefici sul prezzo dei biglietti per le categorie già note, con un adeguato sistema di abbonamento con scadenza annuale. Safina sottolinea inoltre che c'è un'altra categoria di pendolari fortemente penalizzata da questa situazione e si riferisce ai lavoratori i quali, per raggiungere il loro posto di lavoro a Legadi, si trovano a sostenere spese ulteriori per circa 300 euro al mese. Costi che va da sé vengono poi spalmati sul costo finale dei lavori eseguiti, con un ulteriore aggravio economico del committente. Safina precisa infine che la Regione ha avuto riconosciuto dallo Stato il problema dell'insularità, ma al contempo il parlamentare regionale si chiede quando la Regione siciliana riconoscerà a sua volta il problema dell'insularità nell'insularità per le Isole Minori. Ecco perché è necessario, secondo il deputato regionale del PD, fissare un ulteriore incontro tra amministrazioni locali, autorità regionali e statali al fine di chiarire in maniera definitiva il significato del concetto di continuità territoriale, anche alla luce della totale incertezza sui costi dei nuovi abbonamenti per i lavoratori pendolari e alla mancata operatività della proposta lanciata dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani il 25 novembre scorso di equiparare il biglietto tariffa residenti ai lavoratori, insegnanti, sanitari, forze dell'ordine. Nativi, proprietari di casa. Bene la riprogrammazione dei fondi da destinare come indennizzo per le aziende privati che hanno subito i danni delle alluvioni che hanno colpito il Trapanese, ma la Regione passi dalle parole ai fatti. Esordisce così in un comunicato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Cimminisi a proposito delle notizie di stampa diramate dal governo Schifani sui 15 milioni di indennizzo per i cittadini e imprese colpite dalle alluvioni nelle aree di Trapani, Messina e Siracusa la deputata intervenendo sull'iter per i ristori e che ha avuto danni dalle alluvioni di ottobre-novembre nel trapanese e che da settimane incazza il governo con gli interventi ed interrogazioni ha chiesto di accelerare i tempi per risarcire i cittadini. Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di individuare le somme all'interno del bilancio regionale, ma la giunta Schifani ha preferito puntare su una riprogrammazione dei fondi FSC deliberata lo scorso 29 dicembre. La Ciminisi si è quindi augurata che questi 15 milioni non restino meri propositi per l'anno nuovo in garbugli nella burocrazia, così come è successo innumerevoli volte nel passato delle riprogrammazioni europee. Da qui la richiesta che l'accesso ai fondi non sia l'ennesima follia burocratica che di fatto arrende la misura improduttiva di effetti concreti, assicurando il massimo impegno per vigilare fino a quando i soldi non saranno concretamente nelle tasche dei cittadini danneggiati.